Parco della Piana, sì all'accordo di ratifica. Il Consiglio ha approvato l'intesa per la pianificazione tra Regione e Comune di Firenze. Dibattito in aula tra maggioranza ed opposizione. Parte il primo treno dei lettori. Per la prima volta la Regione organizza un convoglio per partecipare al Salone del Libro di Torino. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'accordo di pianificazione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze per l'adeguamento del piano strutturale del parco agricolo della piana. La pianificazione interessa anche lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola. C'è stato dibattito in aula tra maggioranza ed opposizione. Sentiamo le interviste. Ma mi è sembrata una valutazione strumentale alla campagna elettorale. In realtà, è la ratifica di un accordo che mette due punti fermi fondamentali per la regione e che non pregiudicano affatto il futuro. Da un lato, si fissa la dimensione del, piano, del, del, pia, del parco in 80 ettari. Chiaramente questo non, non implica come siano disposti quegli 80 ettari, quindi in astratto non vi è nessuna incompatibilità con le progettualità future consentite al momento dal master plan. Dall'altro lato, invece, dato fondamentale per la regione, si prevede lo stralcio dell'ex dell inceneritore di San Donnino, che ehm, non sarà un'area verde, ma sarà un luogo di, ehm, per collocare un impianto di recupero come, come l'impianto che si propone di recupero dei RAE, dei rifiuti Tecnologici che non ha impatto ambientale e costituisce uno snodo fondamentale della visione del piano dell'economia circolare della regione. Quindi, a mio avviso, un atto che è prima cosa fondamentale perché consente la piena efficacia del piano operativo del Comune di Firenze che, la, che era sospesa in attesa della ratifica, che ehm, riafferma i principi fondamentali e la, la, la presenza fondamentale del parco nella visione della piana e che mette anche le basi. Per, tutta, per la conservazione di tutti gli equilibri futuri con le realizzazioni che lì avranno luogo e con la salvaguardia dei principi che, che a cui teniamo tutti moltissimo, anche noi qui in Regione. Quindi in realtà appunto, la discussione ha preso una piega che non aveva niente a che fare con questo atto, ma eh, che, che era più legata al dibattito complessivo politico, soprattutto cittadino, sulla visione futura sulla piana e sugli atti e, e sulle realizzazioni progettuali che avranno sede lì. Da, per, per chiudere c'è da dire che sull'aeroporto al momento eh, tutti gli atti sono a, a livello del governo e comunque essendo una struttura di interesse nazionale qualunque decisione non verrebbe pregiudicata dalle decisioni prese a livello locale. Quindi anche se, si, se, se il, il, il piano contenesse una limitazione alla progettualità dell'aeroporto, cosa che non è, sarebbe comunque superabile perché l'interesse nazionale prevale appunto sulle determinazioni locali. Fermo restando che eh, mi sembra che se si legge tra le righe tutti sono favorevoli a questo aeroporto e a che funzioni meglio perché si dice e si vuole far capire che non ci sia una contrapposizione con l'aeroporto di Pisa e conseguentemente eh, devono essere in sinergia. È anche vero che parlando in maniera fuori da, dagli schemi, il fiorentino che non trova nella propria, nel proprio aeroporto eh, lo sviluppo desiderato, forse non va a Pisa ma va a Bologna. Per cui è bene che eh, l'aeroporto di, di Firenze trovi uno sbocco. Poi è ovvio che nei giochi politici si massimalizza quello che è il danno per la zona della Piana che quindi inevitabilmente verrebbe sacrificata o comunque ehm, ci sarebbero tutti i rumori e quant'altro, però è ovvio che, eh, che l'aeroporto di Firenze debba avere uno sviluppo importante, questo credo che eh, in, por, in por suo ogni toscano lo ritenga importante. Noi abbiamo votato contro alla ratifica tardiva eh, del Consiglio regionale rispetto all'accordo di copianificazione col Comune di Firenze. È stata eh, una cortesia fatta da Gianni a Nardella per consentire al Comune di Firenze di approvare il piano strutturale e il piano operativo a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale. Ma che contiene secondo noi un nodo irrisolto: cioè il rapporto fra il parco della Piana, che viene di fatto esteso con il parco di Castello, con la previsione dell'aeroporto, perché già la Commissione. La sottocommissione nazionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso tantissimi dubbi e perplessità sullo sviluppo dell'aeroporto proprio in funzione della sua contiguità con il parco e con eh, le varie strutture di rete natura: ci sono gli stagni, c'è il lago e conseguentemente c'è una presenza di avifauna, cioè di uccelli eh, molto rilevante. Più si insiste negli atti di pianificazione a parlare del parco e dello sviluppo del parco, più è difficile la coesistenza con lo sviluppo dell'aeroporto, e invece naturalmente ha non soltanto impatto sulle attività umane e quindi anche sullo sviluppo che c'è stato delle residenze, eh, il nuovo polo universitario e altro, ma ha naturalmente un impatto ambientale notevole e il primo pericolo di ogni aeroporto è il bird strike, cioè la possibilità di eh, collisione fra gli aerei e gli uccelli. E conseguentemente l'abbiamo evidenziato oltre al ritardo con cui è arrivata questa ratifica perché di fatto il Comune di Firenze ha già votato il piano strutturale prima ancora che il Consiglio regionale ratificasse l'accordo con il Comune stesso. E quindi ancora una volta il Consiglio regionale è stato messo in coda rispetto invece al ruolo che dovrebbe avere sulla pianificazione di un'area così strategica per la Regione, tanto che il PIT a suo tempo aveva previsto proprio il Parco della Piana come una delle invarianti strutturali della pianificazione. Eh, il ricevimento di questo atto è sicuramente un intervento sul Parco Agricolo della Piana, che vorrei chiarire è nato perché. Visto l'inquinamento, visto la, le, le problematiche che ci sono sempre state in quell'area, era stato definito così come il polmone del, della piana eh, di Firenze. Eh, questo intervento, che è stato il ricepimento da parte del piano strutturale di Firenze, c'è cioè un consumo di suolo, un consumo di suolo che non sarà soltanto legato a quello che è il master plan del nuovo aeroporto, ma sicuramente... L'ampliamento del polo scientifico, il passaggio della, della tranvia, l'aumento anche della, della scuola dei marescialli. Ma ducis in fondo, quella che è stata la causa che Unipol ha vinto con il comune di Firenze e in questa trattativa è stato inserito questi questo, questo lotto all'interno ancora di quest'area, per cui si va contro a quello che era un po' no, il, la destinazione del parco agricolo della Piana. 2.000 abitanti, strutture recettive commerciali, turistico, per cui ass assolutamente si va a, a un consumo eh, ulteriore del suolo. E questo potrebbe essere e potrebbe andare in contrasto proprio con il nuovo master plan dell'aeroporto. Per cui la provocazione che ci sembrava opportuna dover fare in, in, in aula era quella di dire che il ricevimento di, questa, di, questo, di questo piano nuovo della, della, della piano di Castello, scusatemi la, la ripetizione, eh, sicuramente andrà in contrasto con l'aeroporto, per cui significa che sarà una spallata che verrà data. Finalmente alla risoluzione e alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Peretola. Anche oggi l'atto che abbiamo votato in Regione Toscana non fa altro che confermare che c'è una volontà di continuare in questo progetto, più volte in più forme bocciato, della nuova pista di Peretola. E lo fa con degli stratagemmi anche amministrativi che non condividiamo assolutamente. C'è un solo principio da rispettare: quello dell'attenzione all'utilizzo della risorsa suolo che deve prevedere la sicurezza per quelle popolazioni che adesso sono sorvolate anche in orari non adeguati dagli, dai voli dell'aeroporto di Peretola, la sicurezza idrogeologica che non può prevedere ulteriori volumi costruiti all'interno di quella piana che pochi mesi fa è andata nuovamente sott'acqua nonostante interventi già fatti e soprattutto non deve prevedere assolutamente quella che è... La creazione di un nuovo aeroporto, perché di questo si tratta fondamentalmente di cercare di dare, mettere un tassello ulteriore per cercare di portare avanti un progetto che, come ho detto, più volte è stato, è stato bocciato. Ci vuole una messa in sicurezza per le popolazioni, soprattutto dal punto di vista ambientale e dell'acustica e quant'altro, ma non si può continuare a giocare sulla scacchiere di quella che è una partita importantissima per la piana in questo modo, cercando in qualche modo di intaccare anche il progetto del parco stesso, che fondamentalmente, lo ricordiamo, è un modo per tutelare anche l'ambiente e tutte le persone e le popolazioni che li risiedono. Partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella per arrivare alla stazione di Torino Lingotto il treno dei lettori toscani. Per la prima volta la Toscana organizza un servizio di trasporto ferroviario gratuito con treno charter rivolto a 450 cittadini toscani per partecipare al Salone internazionale del libro di Torino. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo voluto con grande forza, la partecipazione al Salone del Libro di Torino di tante importanti realtà editoriali toscane. È un modo per dire che investire in cultura, investire in lettura, vuol dire investire in libertà. Quest'anno abbiamo una novità, oltre ad avere il nostro stand, eh, che è un luogo in cui presentare libri e far conoscere le tante case editrici toscane, eh, abbiamo deciso, e lo facciamo insieme ad Unicop, di far partire un treno con 450... Eh, toscane e toscani che potranno partecipare al Salone del, del Libro. Un grazie sentito alla Presidente Cristina Giachi, che ha seguito il tutto con eh, la solita capacità, competenza e attenzione. Sarà una bella festa, saranno giorni importanti e sono contento che questa iniziativa possa permettere a tante toscane e tanti toscani di essere al Salone del Libro insieme a noi. Il progetto Il Treno dei Lettori è un progetto che avvicina. La cultura toscana e la cultura del leggere in toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Come associazione Wimbledon, come Gabriela Metrano, presidente dell'associazione, faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono eh, i progetti che poi saranno mh, mh, protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. Una, un, una programmazione che vedrà Anime Doci e la Toscana delle Donne con i suoi protagonisti presenti nel treno, e poi un racconto di tutte quelle che sono le iniziative toscane verso, verso, la, ver, verso il Piemonte, in questo caso, il Salone del Libro, ma tutte le iniziative toscane che riguardano la lettura, ehm, che sono presenti in Toscana, per informare e approfondire i progetti che ci sono sul nostro territorio. Allora, Unicop Firenze ha dato la propria adesione e speriamo anche un contributo a questa bellissima iniziativa della Regione Toscana. Per noi cultura significa accesso e socialità. Quindi cosa c'è di meglio che andare insieme eh, con un treno che la regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino che è la versione bella del paese dei balocchi per gli amanti della lettura. Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo, volontariato dei libri all'interno dei punti vendita, le 40 BiblioCop che come dire, è un grande motore di eh, partecipazione. In questo caso noi supportiamo la regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30. Quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione. Sì, è dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della regione toscana che nel 2017 è stata anche regione ospite, quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte diciamo, del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori, sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità, e eh, prodotti librari ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per i cinque giorni di Salone animerà lo stand. Quanti titoli ci saranno in mostra nella stand toscana? Si può fare eh, una allora ogni editore eh, tra quelli che hanno partecipato al bando può mandare mm, all'incirca 20 titoli. E quelli del tavolo collettivo una decina, quindi insomma direi che l'offerta culturale della Toscana è ampiamente rappresentata.